Buonasera a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 3 gennaio, sono 18:37 e questa sera siamo in compagnia di un responsabile, cioè responsabile di un grande esperto di comunicazione, una persona che è anche un amico e anche un mentore è stato nella vita, ha collaborato con tantissime aziende e adesso però questa sera parleremo di un argomento completamente diverso perché qualche giorno fa mi ha mandato questo documento Massimo. Ciao Massimo, grazie di essere qui con noi intanto. Ciao a tutti, ciao Riccardo. Mi ha girato questo documento e ho detto wow, ok, dobbiamo fare una puntata assolutamente e qui ti lascio la parola. Grazie di essere qui con noi. Sai. Sì, beh, grazie Riccardo. Direi che questo documento nasce dall'osservazione di una serie di cose sulle quali, assieme soprattutto a un amico che saluto, probabilmente ci sta anche ascoltando, che è Claudio Zanetti, di una serie di osservazioni su dei fatti che, se vuoi, da un lato hanno poco, anzi niente, direi, di scientifico, visto che la pandemia sulla quale siamo dentro da un paio d'anni viene affrontata soprattutto con approcci scientifici, pseudoscientifici, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma fondamentalmente con dei numeri. Ecco, io in questo ambito non entro, non è un ambito, come dire, che in qualche maniera mi compete, ma porto delle osservazioni e, se vuoi, in qualche maniera non tiro neanche delle conclusioni, sono delle osservazioni che sono passate davanti agli occhi di tutti, o meglio, forse magari io appunto in compagnia di qualche amico le abbiamo osservate, le abbiamo viste, ci siamo interrogati e abbiamo chiesto ma possibile che a un certo punto ci sembrava quasi quasi di essere in un film di Dan Brown. Ecco, ho fatto la suspense, non ho ancora detto il che cosa, magari entriamo un po' nel merito, se vuoi mi aiuto anche con qualche slide. Allora, la puntata si chiama Il mistero dell'acqua santa, quindi immagino che i nostri ascoltatori abbiano intuito di cosa parliamo, però iniziamo assolutamente con le slide. Ok, ecco, posso condividere lo schermo? Ecco, infatti, allora io parto da un fatto, siamo al, eccolo qui, 21 novembre, si vede Riccardo? Sì, bene. 21 novembre del 2019, esattamente un po' più di 2 anni fa, non eravamo, nessuno di noi sapeva ancora che cosa sarebbe stato il Covid, queste cose qua, eccetera, e a Udine, precisamente in Borgo Gemona, ricordiamoci Gemona perché sarà importante anche questo, nella chiesa di Santa Chiara, ricordiamoci anche Santa Chiara, Penelope Cossaro, cioè una bambina di 7 anni, viene travolta e uccisa da un'acqua santiera. Io sto fatto, lo ricordo bene, perché quel giorno lessi i giornali, la cosa non ebbe un risalto nazionale, si limitò al Messaggero Veneto, al Gazzettino, queste cose qua, la notizia durò quei 4-5 giorni e si spense. Però fu una notizia che mi toccò particolarmente. Perché? Perché chiaramente una bambina di 7 anni che viene travolta e uccisa da un'acqua santiera, acqua santiera che possiamo andare a fare delle indagini e vedere, era installata lì dal 1630, cioè quindi erano quasi 4 secoli, insomma, che praticamente questa acqua santiera era in quella chiesa, questa bambina viene uccisa.
Continuo con i fatti, perché poi arriviamo. Ecco, questi sono i titoli dei giornali di 2 anni fa, di quello che chiaramente hanno titolato, indagini dei carabinieri, dicendo questo momento toccante, ovviamente, dei funerali di questa piccola. E poi, ecco, vedete, questa che indico con la freccetta è la chiesa di Santa Chiara, e questa è via Gemona, poco più avanti qui un po' di chilometri c'è poi Gemona, ecco, cioè, quindi questo la trovate in centro a Udine ed è una cosa assolutamente di dominio di tutti, chiunque di noi può andare a verificare quello che sta dicendo. Che cosa? Questo è il prete che aveva in compagnia i ragazzini quel giorno del 21 di novembre del 2019, ricordiamoci bene questa data, e lui dice, beh, al di là del fatto che non vi è traccia in 2000 anni di storia di un'acqua santiera che abbia ucciso qualcuno, men che meno una bambina. Cioè, cerchiamo di capire che questo è un fatto che ha una, come dire, è di una eccezionalità assolutamente importante, anche perché all'interno vi era acqua benedetta, all'interno di questa acqua santiera, che cadendo si è rovesciata a terra, quindi oltre ad aver ovviamente ucciso la bambina, stiamo parlando di acqua benedetta che va a terra, vi dicendo. Il prete, che Jean Marginin Cochis, dice, ecco, me lo sono scritto qui, lo vedete, eccetera, era un momento meraviglioso di tranquillità, dopo aver osservato gli affreschi del quale eravamo in preghiera, tutti fermi, sopra le nostre teste c'era la Madonna che calpesta il drago, l'avevamo osservata per parlare del bene e del male, e i bambini avevano formulato molte domande anche sul significato del confessionale. Ed è proprio in quel momento di riflessione che è accaduto l'imprevedibile. Eravamo arrivati al Padre Nostro, lo stavamo recitando all'unisono, eravamo tutti lì e ci tenevamo per mano. Nessuno ha spinto l'acqua santiera, dice il prete. I bambini, anche in Duomo, con una mano si tengono e con l'altra vanno a prendere l'acqua santiera. E queste sono le dichiarazioni rese al momento dell'incidente. Ma vediamo a esaminare, ecco, io mi sono permesso da persona di comunicazione di fare un lavoro che, se vogliamo, è mio per la parte di comunicazione, assolutamente non è mio per le conclusioni, perché io vi porto una serie di parole chiave che sono inserite all'interno di questo evento e lascio veramente che ognuno di noi anche da casa possa trarre delle conclusioni assolutamente diverse, nel senso che il fatto è veramente, veramente rilevante. Allora, esaminiamo le parole. 21 novembre, l'ho segnato in giallo, 2019, Borgo Gemona, chiesa di Santa Chiara, lei si chiama Penelope, è una bambina, ha 7 anni e viene travolta e uccisa da un'acqua santiera. Ok, questo è il fatto. Se noi cerchiamo di andare e entrare nel merito di questo fatto, che probabilmente è un fatto rivelatore, cioè che ci rivela qualcosa, quando questo fatto accadde nessuno di noi sapeva, io assolutamente no, che cosa sarebbe poi accaduto attorno alla parola 2019, o meglio 19. E quindi che cosa significa 21 novembre. Cioè, il 21 novembre ricorre il giorno della Madonna della Salute, la cui venerazione è legata all'ex voto fatto alla Madonna da parte della Serenissima, cioè della città di Venezia, per la liberazione della peste, che tra il 1630 e il 1631 decimò la popolazione dell'Alta Italia, e numerose sono le chiese dedicate. Adesso la più famosa è quella del Longhena, che noi troviamo in Canal Grande, in Punta della Salute, davanti a San Marco, eccetera. Però ne ho citate solo alcune, avrei dovuto fare 3 slide per coprirle. Vedete, queste sono Oratorio della Madonna della Salute, Campo San Piero, Chiesa della Salute Torino, Beata Valle della Salute come Comerico Superiore, cioè... La ricorrenza della Madonna della Salute, che parte da questa data, è venerata il 21 di novembre. Allora uno dice, bene, sta bambina, fatalità, viene uccisa il giorno della Madonna della Salute, invocata per la sconfitta della peste, Madonna che si evoca per la sconfiggere la peste, all'interno di una chiesa. Poi che cosa succede? Andiamo avanti nell'analizzare sempre i termini. 2019 non potevamo saperlo,
chiaramente quando questo accada, però sappiamo che la parola Covid-19 è diventata forse probabilmente una parola più famosa di Coca-Cola o di qualsiasi altra parola che come naming ha, come dire, invaso il nostro linguaggio. E Covid-19 significa oggi nuova peste, ovvero virus che genera pandemia. Pensate che in questo comincio a tirare in ballo anche un po' di suspense, che poco tempo prima, cioè il 2 settembre 2019, muore Monsignor Andrea Gemma, che è stato l'ultimo vescovo esorcista, aveva 88 anni, cioè da allora la Chiesa non dispone più di un vescovo esorcista, non ce ne sono più. Cioè, anche questo è un elemento che metto lì, cioè, no, tutto non vorrà dir nulla, però lo mettiamo lì anche questo. Andiamo sempre avanti e guardiamo come si chiama sta bambina si chiama Penelope. Non ditemi che se voi andate al parco giochi e gridate Penelope troverete tre bambini che si girano e che vi dicono ah sono qui. È un nome abbastanza raro all'interno dei bambini. Fatalità, sta bambina si chiama Penelope. E Penelope significa pazienza, perché Penelope era, come sappiamo, un personaggio appunto che troviamo nell'Odissea, è uno proprio moglie proprio del protagonista. E questa Penelope lo aspetta per 20 anni perché questo faccia ritorno ad Itaca. E quindi Penelope rappresenta per antonomasia la parola pazienza. Quindi dobbiamo pensare che la bambina rappresenta due cose. Uno, il fanciullo a 7 anni rappresenta l'età dell'innocenza, ma si chiama anche Penelope, cioè anche la pazienza. In più 7 è anche numero biblico, ma su questo dovremo entrare nel merito di cose ancora un po' più complesse. Però fermiamoci qui. Da una parte abbiamo l'innocenza e dall'altra abbiamo la pazienza, che vengono uccise. Ma non vengono uccise con un colpo di pistola, vengono uccise da quanto di più sacro e importante c'è, vengono uccise dall'acqua santa, cioè, o meglio dall'acqua santiera che si rovescia addosso attraverso l'acqua santa. Ed è un fatto che tocca, fa riflettere, ci sono tutti gli elementi per poter scrivere la scenografia di un... Ma andiamo oltre, intanto guardate la chiesa dove avviene il fatto. Vedete subito, vedete due occhi in una bocca, vedete che effetto vi fa subito vedere questa chiesa. Guarda che incredibile. Questa chiesa è intitolata Santa Chiara, la quale 800 anni prima del fatto, cioè del 2019, e più precisamente nel 1211, si raggiunge Francesco, guarda caso il nome dell'attuale vescovo di Roma, cioè uno è un papa, il papa emerito, ed è appunto Ratzinger, Benedetto XVI, l'altro appunto è Bergoglio, ovvero Francesco. Bene, allora, Francesco, per seguirlo l'Assisi, nel 1212 Chiara fonda l'ordine francescano delle Clarisse, viene proclamata santa nel 1255, però guardiamo anche un'altra cosa. Noi sappiamo come i mezzi di comunicazione mai come in questo periodo siano in qualche maniera presi d'assalto dall'argomento Covid, cioè su 30 minuti di telegiornale 25 sono di Covid, e non sto qui a tirare delle conclusioni parteggiando da una parte o dall'altra. Quello che leggiamo è che se 250.000 persone muoiono di cancro e in altre 300.000 muoiono di cardiovascolare, per equivalenza la televisione dovrebbe occuparsi, che ne so, su 20 minuti dovrebbe occuparsi 19 minuti di queste altre patologie gravissime che colpiscono anche i bambini, perché abbiamo oncologie pediatriche, eccetera, e poi un minuto di Covid. In realtà non c'è un'equità. E perché dico questo? Perché, guarda caso, Santa Chiara è anche la patrona della televisione universale, dichiarata dal Papa, da chi? Da Papa Pio XII, il 14 febbraio del 1958, e guardate cosa dice il Papa quando nomina Chiara patrona della televisione. Il Papa, dopo aver affermato che dalla televisione possono venire grandissime utilità, ma purtroppo, dice il Papa, anche danni non lievi, particolarmente per la grande facilità di usarla entro le stesse pareti domestiche. Questo lo disse nel 58, quando proclamò Santa Chiara, il luogo all'interno del quale è avvenuto questo
chiamiamolo disgrazia, delitto, chiamiamolo come volete voi, ok, patrona della televisione. Quindi altra coincidenza importante. Vado avanti perché le coincidenze non terminano. Osservate i volti dei genitori di Penelope. Sono volti, in particolar modo il papà, con dei tratti particolarmente orientali e anche un po' la bambina. Sono di origini orientali, ho anche verificato, ma qui in Italia ormai già da una seconda generazione. Anche questo fatto mi ha colpito, perché voi sapete che nei primi 6 mesi di Covid non abbiamo fatto altro che parlare di Oriente, cioè di Cina, di Oriente e via dicendo, e luogo da cui si dice appunto sia arrivato il Covid. Ma vado oltre e arrivo a Borgo Gemona. Perché Borgo Gemona? Perché Borgo Gemona è il luogo dove ha sede l'ordine delle Francescane. Francescane missionarie fondate dalla duchessa francese Laura Leroy, duchessa di Bourg-Franc, che donò proprio da Borgo Gemona, da dove è accaduto sto coso, donò questa statua che voi vedete sulla nostra destra a Papa Pio IX nel 1860. Allora, questa statua, mi vengono i brividi ogni volta che lo dico, attualmente è all'ingresso della cappella di San Benedetto, nome di uno dei due papi, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, è deposta la costantiera che è opera di Pietro Galli. Quindi questa contessa da Gemona, da Borgo Gemona, dove c'è la chiesa di Santa Chiara, nel 1860 dona questa chiesa. Questa chiesa raffigura una bambina che si arrampica sull'acqua santiera con la mano nel senso di intingersi nell'acqua santa, e sotto Satana che si scosta perché è colpito dalla luce. E questo è impressionante, cioè questa è una cosa che uno dice, ma come? Cioè esiste una statua all'interno della chiesa di San Paolo fuori le mura, che è una delle 4 basiliche papali, tra l'altro, all'interno della cappella di San Benedetto, e nella quale è raffigurata, lasciamo perdere questa parte qua, chi ci può credere, chi non crede, però questo fatto qua, cioè della bambina che si arrampica sull'acqua santiera per intingere la mano, invece ci riproduce la scena che è accaduta di qua nella chiesa di Santa Chiara. E allora andiamo avanti, vedete, questo è un particolare visto da più parti della statua, questo è vista da dietro, vedete, anche un'opera di grande manifattura, e il diavolo, cioè ritrae appunto questa bambina che produce un gesto nel diavolo, che si piega come se fosse intimorito dalla luce, cioè di Dio che lo scaccia, una cosa di questo genere, ed è veramente interessante. Altra nota, la basilica all'interno della quale si trova questa statua, questa acqua santiera, ospita appunto, è una delle 4 basiliche papali di Roma, ed è la seconda più grande dopo San Pietro, la seconda basilica più grande dopo San Pietro. Altra nota che ho trovato in questi giorni è che nel 2020, fatalità, cioè, ma appena iniziato il Covid, l'ultimo abate è stato dimesso per disposizione di Papa Francesco. E ora è commissariata, cioè stiamo parlando che da mille anni ci sono i benedettini, ma insomma San Paolo fuori le mura, stiamo parlando che sorge dopo che è stato crocifisso San Paolo. Quindi stiamo parlando di una basilica che ha quasi 2000 anni di storia, ok? Ed è la prima volta che è commissariata, cioè non c'è l'abate reggente, non c'è. Ok, non so se. Anche questo è un altro ingrediente per il film. Ecco, qui entriamo in un'interpretazione che però, come ho detto all'inizio, è un'interpretazione assolutamente dove, come sarebbe bene neanche vederla, forse adesso la dico, però sarebbe bene fermarci qui, Riccardo, e che poi ognuno per casa traesse le conclusioni, scrivesse la propria cosa, potesse anche dire
È tutta una scemenza questa. Se arrivava un muratore della Mapei che metteva una colla buona alla corsantiera, questa roba qua non sarebbe servita, ecco. Cioè, quindi le conclusioni non sono conclusioni scientifiche, non sono conclusioni, di conclusioni scientifiche ne abbiamo 25 minuti al giorno ad ogni telegiornale. Sono delle conclusioni che hanno a che vedere con che cosa? Con il fatto che è la prima volta, sicuramente in 2000 anni, ma molto di più, che da 2 anni in tutti i templi, nelle sinagoghe, nelle moschee e nelle chiese è stata tolta l'acqua. È stata tolta l'acqua. Cioè è la prima volta che da 2 anni, perché l'acqua benedetta non è solo un simbolo del cristianesimo, un simbolo utilizzato nelle moschee, ci si lava i piedi prima di poter entrare in moschea, si deve avere un segno di devozione e di rispetto per il luogo sacro, ma anche in sinagoga, voglio dire, l'acqua è un elemento importante. E nella Chiesa, tant'è vero che, voglio dire, nella tradizione cristiana, il Battista battezzava ben prima, no, di Cristo, ma nella tradizione induistica l'acqua è altrettanto importante, non dimentichiamo il Gange come fiume e tutta la tradizione è legata all'acqua. Quindi l'acqua come simbolo universale di benedizione. E dall'altra parte, nel caso del cristianesimo, anche la stretta di mano, scambiamoci il segno di pace. Ecco, questi due simboli importanti, chiediamoci che cosa possono creare nel momento in cui vengono tolti. Arrivo alle conclusioni, Riccardo, ma più che essere delle conclusioni, sono semplicemente presente quei giochi che si facevano anche da ragazzi, dove si davano una serie di ingredienti e poi si facevano 30 temi dove ognuno scriveva la propria conclusione. Questa è la mia, quindi assolutamente fallibile e magari può anche essere superata, perché no, da altre, e via dicendo. Il contributo è questo, che nel 2019 vi propongo una visione: le forze del male hanno avuto la mano libera come nella visione di Papa Leone XIII, perché Papa Leone XIII, 33 anni prima di Fatima, quindi nel 1874, roba del genere, no, 84, ha avuto una visione nella quale praticamente per 100 anni Satana avrebbe avuto mano libera nel pianeta, e da lì si dice che la prima, la seconda guerra mondiale e poi il rush finale, che qualcuno dice sia quello di questi anni qua, sia proprio appartenente alla visione di Papa Leone XIII, il quale aveva indicato come San Michele Arcangelo, che è tra l'altro anche patrono della polizia di Stato, come la preghiera che in qualche maniera poteva scacciare il male in questi 100 anni. Questa preghiera fu in uso fino a una trentina di anni fa nelle chiese, poi è stata un po' abbandonata. Ecco. Quindi, per portare a termine un'opera malvagia iniziata a ridosso della prima guerra mondiale, in questi anni, 2019-2023, siamo alle battute conclusive. Questa è una proposta di lettura, eh. Il malvagio, lasciate perdere, chiamatelo Satana, chiamatelo male, il male, esiste il bene, esiste il male. Diciamo che a volte, come dire, nella vita si può vivere un'abbondanza di bene, altre volte accade che il male prende Massimo, e c'è una sopraffa un po' tutto. piccola parentesi da fare anche la chiesa Sì. Notre Dame, Assolutamente ha preso fuoco quella, lo stranamente, stesso sì, le cose che prendono 2019. fuoco autonomamente, sai, Appunto, piccolo cioè. particolare. Totò diceva che sei una coincidenza, più un'altra coincidenza, più un'altra coincidenza, non Un'altra fanno tre coincidenza, coincidenze, ma... ecco, però ecco, tra l'altro la marchesa, cioè la contessa che fondò l'ordine delle suore di Agemona, quella che fece quella statua, tra l'altro era di Parigi. Adesso che mi stai dicendo, era parigina lei. Vabbè, comunque, al di là di questo, credo che queste bastino per poter dire che quindi nel 2019 si è scatenato un inferno da creature che obbediscono al male. Ok. A settembre 2019 muore l'ultimo vescovo esorcista, non viene creato nessun altro autorevole difensore, la Chiesa rimane completamente sguarnita. È una Chiesa che si ritrova ad avere due papi: uno, il Papa Emerito, che rappresenta, come abbiamo visto, letto anche su Libero, anche l'altro giorno, il rappresentante del munus petrino, cioè il rappresentante spirituale della Chiesa, e l'altro,
virgolette, l'amministratore delegato, cioè Bergoglio, cioè quello che gestisce il potere in qualche maniera temporale, amministrativo, ed è una cosa assolutamente eccezionale. Non è vero che è accaduto anche con Celestino V, perché Celestino V comunque si era dimesso e voglio dire non esercitava completamente questo ruolo, mentre Benedetto XVI si è dimesso per sede impedita. La traduzione letterale dal latino, quando lui si dimise per sede impedita, cioè per la impossibilità a poter esercitare completamente il suo ministero. Però lui non si è mai dimesso dal munus petrino, cioè dalla rappresentanza di Pietro nella terra. Quindi è un momento molto particolare. Abbiamo due figure vestite di bianco che praticamente stanno governando una situazione che è quantomeno problematica. Che cosa continuo? Dice che praticamente la lettura è che quindi il male... ora non ha nemici, si manifesta uccidendo la pazienza, cioè Penelope, e l'innocenza, e prendendosi quindi appunto con gli innocenti, i bambini, rovescia a terra l'acqua santa, facendola sparire non solo dalle chiese, ma anche dalle moschee, dalle sinagoghe e dei templi di tutti i culti di tutto il mondo. Esegue questo nella chiesa di Santa Chiara, protettrice dei media e delle televisioni, facendoli obbedire a Satana, cioè facendoli obbedire a una forza del male. E con lui viene coinvolto anche Francesco, suo fratello, attuale vescovo di Roma. Penelope, a tratti orientali, a rappresentare che ad essere perseguita non è solo la civiltà occidentale, la parola francescana egemona, la ritroviamo nella religiosa fondatrice di ordine francescano, Laura Leroy, duchessa di Beaufremont, che donò la scultura che avete visto e che ora è nella chiesa del vescovo di Roma. Satana ha sfidato e vinto anche lui il vescovo di Roma, perché gli ha fatto capire che la sua malvagità non teme neanche l'innocenza dei bambini e trasforma il timore di Dio, espresso nella scultura, in una sfida di Dio, uccidendo addirittura l'innocenza e la pazienza. Le mie conclusioni sono queste. L'idea è quella di lanciare, io ho anche scritto una lettera al vescovo di Treviso, ma ha risposto, di lanciare una sfida, di poter trovare qualche prete, qualche entità, eccetera, che inizi a rimettere l'acqua santa nelle acque santiere nella chiesa. E accadrà qualcosa, non accadrà qualcosa, non lo so. Se abbiamo paura del Covid, non ci faremo il segno della croce nell'acqua santiera. Se invece crediamo in qualcosa di superiore, non temeremo che quest'acqua possa creare qualcosa. Però, guarda caso, l'assenza dell'acqua benedetta da due anni dalla scena ci ha portato in una situazione così arida. I vax contro i no-vax, le televisioni contro quell'altro, tu non sali in pullman, tu stai giù, tu stai su, tu non entri al ristorante. Non è una situazione bella, non è una situazione bella, è una situazione che ci preoccupa e che mettiamo un attimo da parte, se in questo momento ci stanno ascoltando anche poliziotti, carabinieri, persone delle forze dell'ordine, persone delle istituzioni, ecco, io mi rivolgo anche a loro. Cerchiamo di capire che probabilmente dobbiamo avere il coraggio di poter vedere oltre a una visione che serve, quella scientifica, per carità, non dico di no, però di poter portare il cuore oltre l'ostacolo. Cioè siamo in un momento di grande aridità e dobbiamo tutti venire fuori da questo momento di male che sta toccando l'umanità intera, comprendendo che sono avvenuti dei fatti premonitori che, se vogliamo, li interpretiamo. Io ho solo offerto una lettura di questo tipo, altrimenti liberi tutti di poterla pensare in modo diverso. Ecco, questo è stato un po' un contributo da persona di comunicazione, ho dovuto cimentarmi in qualche cosa dove ho trovato un po' il coraggio per dirlo, ecco, hai capito Riccardo, perché non è facile leggere delle cose e poi poterle dire. Ero anche un po' conturbato nel poterle portare fuori, però è un bel momento, bisogna trovare il coraggio e dirle. Ci sono dei fatti che recitano in questo modo e che hanno bisogno di trovare una risposta nel nostro cuore, nelle nostre riflessioni, prima che non, appunto, come dicevo prima scherzando, nella malta che è stata utilizzata dal muratore per fissare l'acqua santiera 350 anni fa. Guarda, un argomento, Massimo, che davvero, secondo me, per alcuni può essere completamente fuori dal normale, sai, ma noi stiamo vivendo davvero una guerra spirituale. Chi pensa che sia puramente economico, certamente ci sono dei valori economici, dei valori finanziari, ma quando si innesca una tale situazione ci sono
troppi interessi e questa volta, sinceramente, sai, le coincidenze, il fatto dello strano presepe del Vaticano, il fatto di Astana, che ho mostrato un attimo prima, ma questa grande riunione che hanno fatto, tutto non è un caso e secondo me ormai c'è poco, sinceramente, da non valutare queste cose. Cioè, una volta c'era Dan Brown che faceva i film, a me sembra che quei film ormai siano molto inferiori rispetto alla realtà che stiamo vivendo. Ovviamente questa è un'interpretazione, ovviamente questa è una storia, possiamo raccontare. È una storia, sì. Però è una storia basata con dati oggettivi, con collegamenti ben precisi, e quindi invito, io non so quanti preti ci stanno guardando in questo momento, non so quanti abbiano il coraggio di guardarci in questo periodo, perché penso sia abbastanza difficile del proprio Papa che dice dovete vaccinarvi tutti quanti, insomma, che non capisci. In questo momento il negazionismo suicida, no? Lui ha chiamato addirittura negazionismo suicida, pensa. Io sinceramente sono sicuro che tanti preti l'acqua santa comunque la mettono in chiesa, perché qua in Veneto purtroppo noi siamo sotto questa cappa di completa dittatura, come la vedo io, che tutti si sono uniformati in un secondo, quindi il gel, Riccardo, non ho fatto in tempo a caricarti la foto. A settembre ho scattato una foto nella chiesa di San Giovanni Battista a Matera, dentro l'acqua santiera. In una c'erano dei fazzoletti buttati via a mo' di immondizie, in un'altra c'era la varecchina. Allora io credo che sia anche offensivo in un luogo sacro mettere all'interno di un'acqua santiera i fazzoletti di carta buttati via a livello di cestino o la varecchina. E te lo dice una persona che è tutt'altro che ho detto, no, sono un prete né un santo, cioè, quindi lo dico proprio come osservazione. Cioè, credo che il rispetto dei luoghi sacri, che si tratti di una moschea, di una sinagoga, di una chiesa, di un tempio buddista, di quello che vuoi, ma il rispetto al luogo sacro è assolutamente importante. Non possiamo pensare che il luogo sacro, qualunque sia il nostro credo, possa essere vilipeso eliminando i simboli fondanti, l'acqua, cioè è trasversale a tutti, cioè è un simbolo troppo importante per non essere preso così sotto gamba. E per questo dico il mistero dell'acqua santa, grazie al titolo bravissimo che hai fatto. Sì, è un mistero, ma dall'altra parte io sono Massimo, l'acqua che propone soluzioni. L'acqua è il simbolo della verità, della conoscenza. Io mi ricordo il Pegaso che con i suoi zoccoli apriva pozzi d'acqua di conoscenza. Certo. L'acqua è sicuramente il messaggio universale spirituale. Noi siamo fatti al 90% d'acqua. Certo. Quindi, insomma, di cosa stiamo parlando? L'acqua è qualcosa che vogliono avvelenare, l'acqua è qualcosa che vogliono privatizzare. Quindi sicuramente, per come la vedo io, c'è poco da fare. Adesso dobbiamo capire che non bastano i fatti, ma ci vuole anche un po' di spiritualità. A me fa strano dirlo, perché davvero non avrei mai pensato di poter parlare così. Anch'io te lo assicuro. E quindi, cioè, non siamo assicurati. Però io devo dire che per me è stato così. Cioè, quando ho scoperto la mia spiritualità, per me le cose sono cambiate. Io credo che insomma la mia esperienza di vita possa essere d'aiuto a tanti altri. E io vi assicuro che lo spirito vuole amore. E questo è il periodo, secondo me, quest'anno è il periodo dell'aiuto. Insomma, dovremmo assolutamente condividere il nostro con altri, trovare dei modi per poter comunque continuare a sopravvivere, ma con il sorriso, ok? Quindi vivere. E quindi sicuramente, purtroppo, senza spiritualità e senza capire che questa è una battaglia che è molto e soprattutto spirituale, purtroppo non se ne verrà fuori. L'invito a rimettere l'acqua è un invito che io rinnovo, e spero che tanti ci ascolteranno. Purtroppo ho come l'impressione che la Chiesa si sia come fossilizzata e paralizzata un po' in questa situazione. E sì, ma è un invito non solo alla Chiesa, è un invito a tutte le culture. Il ripristino dell'acqua nei luoghi sacri. Partiamo da lì, perché comunque è il simbolo, cioè nella simbologia, per poter scacciare il diavolo devi usare l'acqua santa, cioè voglio dire, il diavolo e l'acqua santa è anche il titolo di film, piuttosto, cioè non voglio cadere nel banale, perché mi rendo conto che si rischia di cadere nel banale, però è una cosa seria, cioè eliminare un simbolo di così grande potenza, forza e importanza per dar forza unicamente al timore di una malattia,
Significa un po', non perché della malattia non bisogna curarci, prevenirla, curarla, ma ci mancherebbe, ma mettere con così tanta forza davanti fattori scientifici a fattori che invece, voglio dire, hanno sempre aiutato le popolazioni. Prima all'inizio, nel coro, io vi ho fatto vedere la Chiesa della Salute, bellissima, di Baldassare Longhena, ma potremmo vedere anche la Chiesa del Redentore a Venezia, dov'è qui, che ce l'ho da qualche parte. Eccola qua. No, più giù. Eccola qua. La Chiesa della Madonna della Salute, beh, voi dovete pensare che ogni volta per poter superare una paura da una grande malattia, si promette di fare qualcosa in devozione per poter ottenere qualcosa in cambio. Io dico, ma in questo momento, per poter pregare, un'entità, chiamate voi chi volete, in cui credete, che ci possa far ritornare ad assaporare la libertà, la normalità delle cose, vi dicendo. Che cosa vogliamo fare? Che cosa, a chi intendiamo appellarci? Che cosa vogliamo promettere con il nostro cuore? Questa è una domanda profonda che dovremmo fare. E se i preti sono in difficoltà, perché lo sono, diversi amici preti, ci ho parlato, ci scrivo, sono persone meravigliose. Ma sono in difficoltà anche loro in questo momento. Forse hanno bisogno di qualcuno che gli dia una mano a poter superare questo momento di difficoltà e a trovare il coraggio per fare una cosa semplice: rimettere l'acqua all'interno delle acquasantiere. Magari diranno: se ci credi, fate il segno della croce, se non lo temi, vada un'altra parte. Cioè, avere un po' quella forza di poter superare questa cosa, perché da un punto di vista simbolico, l'acqua benedetta è qualcosa di veramente importante. Ripeto, in tutti i credi, in tutti i credi. Ed è questo il vero messaggio universale con il quale mi piacerebbe così, salutare tutte le persone che ci hanno ascoltato da casa. Massimo, grazie mille. È stata una puntata decisamente diversa dal solito, ma questa è insomma, una trasmissione che va salvata, condivisa, analizzata, rivista, perché sono tante informazioni che ovviamente, sai, alla prima visione non sono È dura da facili. digerire subito. Però guarda, io l'ho letta 2 volte e ho detto no, 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 cioè, qui davvero va assolutamente fatto. E io ringrazio tutti quanti, siete stati comunque tantissimi, in punte siamo arrivati a 4.100. Una puntata così tematica non è facile, quindi davvero grazie a tutti quanti, ti resistito Avevamo fino. un pastore che ci seguiva da Miami, un amico che aveva informato di una chiesa americana, che italo-americana, che si conosce bene l'italiano, che ci stava seguendo. Bene, chiudiamo con questo video, tanto per far capire l'aria che tira, questo è un presepe. Massimo, io ti ringrazio, grazie a tutti voi. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Noi ci vediamo domani alle 13 con Stefano Putzer e alle 21 invece con l'avvocato Nino Moricia. Buona serata a tutti e ci vediamo domani. Chiudiamo questo video. Grazie ancora Massimo, sei. Grazie. Salve a tutti, siamo in diretta. Ci stiamo avvicinando a un presepio particolare che ha colpito i nostri occhi, ci ha stupiti. Per la sua spettacolarità, guardate, una cosa vergognosa che voglio far vedere a voi tutti. Eccolo qua, San Lorenzo, come si può vedere c'è un cartello e siamo in diretta, ragazzi, siamo in diretta, eccolo. Guardate che cosa non è questo. Siamo arrivati a mettere il mondo della siringa. Del vaccino con la fede cattolica. Guardate, ancora manca Gesù. Guardate, laggiù il reparto Covid. Guardate che scempio. Qua un'infermiera stanca dice. Guardate la scena. E poi addirittura qui abbiamo niente meno dietro la Madonna al posto dell'asinio. E del cosa? Siamo arrivati al limite dell'offesa. Anche la religione è stata colpita da questi assassini. Jamás en mi comunidad he discriminado a nadie
por su orientación sexual, ideología política, condición social. Menos en este tiempo, hermanos, voy a discriminar a nadie como intentan pedirnos un pase sanitario para que la gente venga a la misa. Eso es una locura. En mi comunidad las puertas van a estar abiertas para todos. ¿Está claro? Para todos. Yo creo que es hora que como iglesia, sin entrar en disputas, aquellos que se pusieron la vacuna, aquellos que no nos hemos puesto la vacuna, es momento, argentinos, de defender nuestros derechos. Es hora de defender nuestros derechos. No podemos. Yo creo que la iglesia está dormida. Yo creo que los sacerdotes y obispos... Mamá me decía para entrar en la iglesia que querían pedir pase sanitario y partir de tal fecha porque Kichilov lo había dicho. ¿Quién carajo es Kichilov? ¿Quién carajo es Kichilov? Digo, a ver, solo bien, no es una cuestión partidaria. Aquella misma organización que estuvo promoviendo el aborto, ¿sí? Que ha promovido la Organización Mundial de la Salud, nos quieren imponer una dictadura global sanitaria. ¿Dónde quedan los derechos y las libertades de cada uno? ¿Me entienden? Si vos te la pusiste bien, no te la querés poner también bien, sos del partido que sea, yo no voy a pedir a nadie un carnet para ingresar a la iglesia. Sería arrodillarnos frente a un poder humano. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la iglesia tiene una misión, la misión de salvar almas.